È scattata all'alba a Palermo e nelle località di Torrenova, Tortorici e Brolo l'operazione Nickname che ha consentito ai carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello di operare quattro arresti su richiesta della Procura della Repubblica di Patti per i reati di spaccio continuato e coltivazione di piantagione di cannabis indica, oltre che per un furto all'interno di una struttura residenziale. Le misure cautelari in carcere e i domiciliari emessi dal GIP del Tribunale di Patti sono scaturiti a conclusione di complesse attività investigative iniziate nel mese di dicembre 2010 e concluse nel maggio 2011, supportate da intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, smascherati meccanismi del traffico di stupefacenti procurati da fornitori palermitani che raggiungevano la nostra provincia. Per alimentare i proventi da reinvestire negli acquisti di droga, gli indagati hanno esteso il loro raggio d'azione effettuando un furto all'interno di un residence di Patti avvenuto nel mese di maggio e sventato dalle forze dell'ordine con l'arresto degli autori. I componenti della banda comunicavano tra di loro tramite chat, identificandosi con nickname personalizzati come Falco Reale, Carpe Diem e Crystal. Da qui il nome dell'operazione. Oltre agli arrestati, sono stati denunciati a piede libero altri quattro indagati, tra cui due donne. La custodia in carcere è stata disposta per il 31enne Enrico Rizzo, domiciliato a Brolo, e il 34enne di Tortorici, Vincenzo Blanco, che era già ristretto a Gazzi per un altro reato. Gli arresti domiciliari sono stati disposti invece per il 26enne di Torrenova, Anthony Paterniti, e il 30enne palermitano, Michele Bertolino.